Più tardi di Milan perché ci sono novità clamorose sul mercato. Intanto Lollo, buonasera, bentornato. Ciao, buonasera a tutti. Oggi più che mai buon Zlatan Ibrahimovic. Ah, assolutamente sì, ma parleremo anche di Suso, certo. Che è l'altro giocatore che divide molto i tifosi rossoneri, che è andato via, è ufficiale. Certo, presentazione. I milanisti direbbero perché solo l'Inter può avere i permessi per entrare alla scala quando è chiusa, però ovviamente no, sono perché Zlatan c'è stato già anni fa, quando... Dai, è l'ana caprina, Cantella. Ho sentito, ha fatto benissimo al Milan. Credo che leggo una puntina, un ciccinino di ironia. Meno male, no? Perché tra tutti quelli che ha preso, cioè, se ne salvano veramente pochi. Ma forse, forse mi permetti di dire una cosa, l'ho scritto oggi in un editoriale, quello che si salva tra tutti i suoi acquisti, l'unico è il fratello di Donnarumma, a parità di soldi spesi. Bellissimo. Cioè, è un dato di fatto questa considerazione. Vabbè, poi andiamo sul Milan naturalmente, però sì. Priorità all'Inter. Con tutto rispetto per Young e Moses, però è chiaro che Eriksen fa molto. Ti aggiungo anche una cosa, è importante secondo me l'acquisto di Eriksen, anche perché il percepito dai tifosi avversari, cioè quindi il percepito dagli amici rossoneri, che comunque l'acquisto è un acquisto che io invidio. Ed era una cosa che non mi succedeva da tantissimi anni. Abbiamo visto i numeri di Eriksen, di quanto fa segnare, degli assist che fa. Sì. Oggi fa un altro cross per vedere quasi da fermo. Ha aspettato tre anni. Un colpo di testa di pura casualità, tra l'altro. Un altro cross fenomenale. Aperto a tutto, perché è chiaro che è una partita. Vabbè, diciamolo, l'Inter in questo derby è favorita. Onestamente, sì, però mai come in questo periodo della stagione, Lollo. Certo. Un mese fa non avevo neanche parlato. In questo momento sembra meno. Ma concordo, anche perché con la Juve per la prima volta in tutti questi anni vedo una Juve che sta minate un po' le sicurezze della Juve. È più vulnerabile, prende molti più gol, ha meno punti dell'anno scorso. Lo so, non è l'attaccante di scelta, però aspettate, prendiamo atto che si è offesa. È che Samuele Sanchez flop è colpa di Quadrato, è che noi ci siamo fidati di Andy Ryan per il giudizio, devi sapere questo. Ecco, esatto, proprio questo è il problema. Sanchez vede che mi dà anche ragione. Si può stare tutto. Allora, però, Lollo, è ora che parliamo dell'effetto Ibra, perché se ne è parlato pochissimo. No, ovviamente. In giro se ne è parlato poco. Se ne è parlato poco, però guarda questi numeri, sono incredibili. 17 partite senza Ibra, 6 vittorie. 6 partite con Ibra, 5 vittorie e un pareggio, tra l'altro, mentre i gol fatti sono 16 senza Ibra in 17 partite, 13 con Ibra in 6 partite. E i gol subiti, certo, non è un difensore Ibra, però sembra che abbia un effetto benefico anche in questo. 24 in 17 partite senza Ibra, solo 4 in 6 partite con Ibra. Cioè, questo giocatore ha trasformato tutti al Milan, tranne quelli che sono andati via. Sì, i numeri che letti così potrebbero spiegarci soltanto di un Ibra con dei poteri magici. Sì, veramente. In realtà poi le componenti che vanno a creare questi numeri sono diverse. Cambio di modulo, soprattutto Suso che viene messo in panchina, adesso grazie a Dio non sarà più neanche in panchina. È stato esiliato, questa è la verità. Sì, è stato esiliato, ma secondo me è stato Ibra, che è arrivato a Milanello e ha detto: ok, volete vincere, dovete mettere quello lì, dovete metterli in panchina. Così è stato fatto e i punti finalmente sono arrivati. Ma da come sbraitava a bordocampo in piedi davanti alla panchina, addirittura davanti a Pioli, quasi oscurandolo, sembrava che decidesse. È il nuovo allenatore del Milan. E tra l'altro ti faccio notare una cosa: ieri il Milan prende il gol del 2-1. Sì, vero. Il giocatore che è Castiglieco, che non va a chiudere sul cross. Perché si era girato? No, stavolta non si era girato. E niente, è Ibra che lo guarda e si arrabbia con Castiglieco per questo motivo. Cosa gli avrà detto? Oh, ricordati. Che se vengo in spogliatoio. Esattamente, sono cavoli tua. Sono 3 le vittorie di filo in campionato del Milan? Sì. Importantissimo, però giustamente l'hai nominata, 4. La partita a Bergamo, che secondo me è stato veramente la chiave di volta per il Milan. Milan che prende 5 gol, Milan che va negli spogliatoi e quella sera lì viene, anzi pomeriggio perché era mezzogiorno, viene coniato il piano Boban. Piano Boban, ecco, vuol dire lui prende, va da tutti i giocatori, gli fa un discorso e gli dice: signori, qua siamo al Milan, chi vuole rimanere al Milan si deve comportare in questo modo e deve dare il massimo, chi non è in grado di fare questo, non lo vuole fare o per altri motivi personali o per altro non lo vuole fare, quella è la porta e potete andare. E così i fatti oggi, vedete oggi chi è partito del Milan, i fatti dicono che il piano Boban è partito e secondo me siamo a metà del piano Boban, perché di giocatori da mandare via non da Milan ce ne sono ancora. Ecco, vogliamo sapere chi sono. Tutti. Beh, ce ne sono. Per me anche Kessié e Çalhanoğlu. Perché, perdonatemi, avete parlato ovviamente della difesa, eccetera, che prende meno gol, ma in realtà la difesa del Milan quest'anno è la terza difesa dopo Inter e Juventus.
Quindi la fase difensiva del Milan è una delle poche parti, secondo me, del Milan che riesco a salvare. Stranamente, sì, il Milan degli ultimi anni a livello di attacco è un po' carente. Per esempio, il Milan ha il problema del terzino destro. Ha risolto problema del terzino destro con Conti, ma bravissimo. Però c'è da dire una cosa: che il Milan, soprattutto con il terzino sinistro, oggi fa una cosa che non aveva mai fatto in tutti gli altri anni: difende attaccando. E certo, con Teo Hernandez. Perché Teo Hernandez è quel tipo di terzino che penso che oggi come oggi sia probabilmente il terzino più forte della Serie A. Possiamo dirlo tranquillamente. Un grande acquisto targato Maldini. Ecco, no, infatti voglio arrivare lì. Il prossimo blocco lo dedichiamo a questo. Ha un po' la rivalutazione del mercato Boban e Maldini. Non me la sento. Ti devi prendere le tue responsabilità, perché ci sono delle considerazioni importanti da fare. Già le avevamo abbozzate qualche settimana fa, non so chi di voi ospiti era presente, però si può davvero fare una, diciamo così, revisione storica. Allora, anticipiamo la pubblicità, andiamo subito e torniamo tra poco con questo argomento. Maldini e Boban un po' riabilitati al mercato. Più 3,3 milioni di euro, perché sono arrivati Kjaer, Ibra e Begovic. Sono usciti Reina Begovic, è un'operazione molto intelligente dal punto di vista finanziario, per esempio. Tecnico si può discutere, ma finanziario è molto intelligente. Caldara, Kjaer è un'altra operazione finanziariamente molto intelligente, perché ti liberi di uno stipendio importante e prendi un giocatore di livello internazionale. Solo ti liberi di uno stipendio importante. Sì, ma anche ti liberi di un bidone, dai. Vabbè, questo lo dici tu. Anche Borini e Suso sono due giocatori che non avevano spazio nel progetto tecnico e sono riusciti a piazzarli. Mancano Piontek e Rodriguez. Mancano Piontek perché non sono ancora ufficiali, evidentemente. Piontek deve fare le visite mediche, fagliele fare, caro Crisci, perché che sappiamo non si che sa mai. Ecco, però lo vedevo sano. Cioè, però effettivamente potrebbe avere una carica. Si andrebbe come dice giustamente Michael, ad un attivo ancora più importante, Lollo. Sì, Milan che comunque, anzi, società Milan che sta facendo secondo me le mosse corrette, ma soprattutto bisogna rapportare questi soldi all'utilizzo dei giocatori. Cioè tu avevi il portiere Reina, che comunque lo pagavi 3,5 milioni di euro, ma di fatto non lo utilizzavi mai. Allora a quel punto preferisco prendere Begovic, un portiere che lo pago un milione, adesso non mi ricordo quanto era la grafica, lo paghi un milione, gli altri 2,5 milioni li puoi destinare, eccola qua, li puoi destinare a degli altri giocatori, a Ibra in questo caso, e quindi tu di fatto stai spendendo gli stessi soldi, però li stai massimizzando. Questa è la razionalizzazione delle spese, una spending review è stata fatta, tanto per usare un termine. Ma Kjaer e Begovic secondo me non restano il prossimo anno. No, ma può darsi, però qui ci si è liberati di giocatori. Caldara era un giocatore francamente difficile da piazzare, al di là del... Però Caldara non torna, per esempio Reina si sa già che torna, anche se ha un anno solo di contratto. Ho capito, però poi una buona uscita, ci si mette d'accordo e tanti saluti. Anche Suso era un'operazione difficile che è stata condotta in prima persona da Boban e Maldini. Tra l'altro, andando invece ad analizzare Lorenzo, il mercato estivo non mi vengono in mente flop adesso. No, allora dobbiamo un attimo rivalutare quello che è stato il mercato estivo proprio fatto dal Milan, perché comunque a due mesi, quindi facciamo a fine settembre, inizi di ottobre, il mercato del Milan sembrava completamente sbagliato, invece poi il lavoro degli stessi giocatori e i risultati, quelli che poi sono stati gli ultimi risultati della Rosa, hanno dimostrato che in realtà di flop all'interno di tutta la campagna acquisti estiva non ce ne sono. Sì. Mi viene in mente Duarte probabilmente poverino, nel senso, si è fatto male, e non stava neanche demeritando, e non stava neanche giocando male. Infatti è per quello che io adesso, quando si parla dei giocatori che verranno al Milan, perché di fatto ci sono state tantissime uscite oggi, arriveranno dei nuovi giocatori, io tendo a fidarmi di Maldini e Zorro, Boban, perché comunque hanno dimostrato che con i soldi in mano, e ne avevano pochi quest'estate per prendere i giocatori, hanno fatto bene. Adesso che sono usciti tanti giocatori, quindi probabilmente hanno in mano qualche soldino in più, se sarà possibile farlo in questi due giorni, faranno delle scelte massimali per quello che possono dare al Milan. Se non ci sarà tempo, terremo i soldi poi per giugno. Allora, facciamola proprio giocatore per giocatore. Allora, guardate, questo è il mercato estivo, anzi il mercato globale del Milan. Si parte da Kessié, lo abbiamo spiegato, perché è stato riscattato quest'anno, quindi non è un nuovo acquisto tecnicamente, ma a bilancio lo è. E diciamo una cosa importante, il problema di Kessié, si diceva prima, perché il Milan non vende Kessié, proprio per questo motivo, perché Kessié, essendo stato in prestito per 2 anni, entra a bilancio, cioè quindi per ciò che interessa al fair play finanziario, il Milan porta 38 milioni di euro in ammortamento per la durata del contratto. Allora, rivediamola la schermata. Allora, Kessié, l'abbiamo detto, Rafael Leao
finora diciamo che è promosso, magari buonissimo, sì sì, buonissimo, non ha pienissimi voti ma è promosso. Teo Hernandez è il fiore all'occhiello, siamo tutti d'accordo, la campagna acquisita del Milan. Bennacer ha convinto, sta sì, piacendo assolutamente. Duarte, punto di domanda, lo abbiamo detto prima, un po' per l'infortunio. Krunic è una buona riserva, lo possiamo dire, non è sì, soprattutto per quella cifra che c'è di fianco, 8 esatto. milioni di euro. Krunic è un acquisto che sta facendo sta. Bene per gli 8 milioni di euro che è costato. Esatto, poi lasciando stare Ibra, Begovic e Kier che arrivano a gennaio, Rebic si sta riscattando parecchio, possiamo dire, con queste sì. ultime prestazioni. Direi che al di là dei gol che ha fatto, anche l'ultima prestazione in Coppa Italia contro il Toro, più che positivo, cioè è quello che, a parte l'assist, ma è anche quello che ci aspettavamo da lui. Cioè, quando è arrivato Rebic al Milan, mm-hmm. noi pensavamo che arriva quel giocatore che è andato in finale di Coppa del Mondo, e noi sì. avevamo tutti in mente quel giocatore lì. Probabilmente i primi mesi, dovuti anche a un aumento di peso del giocatore che era sotto gli occhi di tutti, sì. Hanno portato a delle prestazioni sportive al di sotto. Ma ieri la sensazione, Lollo, correggimi se sbaglio, era un po' che da Rebic ci si potesse aspettare qualcosa, un po' come Suso ai tempi d'oro, cioè sì. Partita in stallo, palla Suso, qualcosa succedeva. Ieri era proprio così con Rebic, finte, sì. Andava a cercare il fondo. Quanti palloni ha messo in mezzo Rebic? Tantissimi, da seconda punta non è una cosa così usuale. Eppure giocatore lui poi con due piedi. È molto moderno come attaccante, perché esatto. sa fare sia l'esterno che la seconda punta con buoni risultati, direi. Non so se Luca è d'accordo, che è più tattico di me. Sì, sì, poi adesso è un periodo appunto in cui, ritrovando un po' di forma fisica, sì. sta facendo meglio. È sicuramente un giocatore che ha bisogno di stare bene fisicamente per poter rendere, perché è un giocatore comunque che ha corsa, che fa anche della fisicità una parte molto importante. Può essere anche che nella prima parte dell'anno non ha funzionato per questo però motivo. Però allora ti faccio una domanda, allora potrebbe valere per tutti. Piontek in un'intervista ha detto che secondo lui la preparazione che aveva fatto il Milan, quindi Giampaolo, quest'estate non era adatta a quelle che sono le sue caratteristiche. Questo è un grande errore di chi ha scelto quell'allenatore. Può darsi. Sì, perché se dobbiamo valutare il mercato, dobbiamo guardare anche l'allenatore. Nel considerare perché partire così parti anche nella scelta dell'allenatore e del progetto, perché il progetto lo fai dall'allenatore e poi ovviamente gli scegli i giocatori. E diciamo che all'inizio non avevano, siccome avevano molto le idee confuse. Certo. No, beh, quindi parti dallo stesso Suso. Certo. Tu hai il giocatore a giugno, uno dei giocatori più importanti che avevi in rosa era Suso, tu prendi un allenatore che di Suso non se ne fa niente. Esatto. Non sa neanche dove metterlo Suso. Quindi già lì era già un errore di partenza, infatti hanno preso poi Pioli. Però lì l'errore, e ha ragione Samuela, è cosa hanno fatto durante l'estate, cioè che moduli hanno provato, se poi alla prima di campionato Giampaolo va in sala stampa a dire forse ho sbagliato tutto, dobbiamo rifare tutto da capo. Cioè quello forse secondo me è stato un po' il crocevia negativo della stagione. Lì poi c'è stato quel suo sfogo, è stato un po' secondo me anche il punto che poi ha fatto capire anche alla squadra che l'allenatore non aveva sì, più. Ha perso un po' di credibilità. Aveva perso il polso, perché tu sì. non puoi allenare una squadra per due mesi in un modulo, poi fai una partita, cioè, anzi 45 minuti. Perché lui ha giocato 45 minuti col trequartista e poi ha cambiato. Cioè, da quasi l'idea che non abbia capito niente. Niente lui. O lui o la squadra di lui. È cioè, come tu quando vai a scuola, cioè, il tuo sì. insegnante che non ha capito lui, ti poni due domande. Sì, ci sono delle situazioni spesso, sì. in cui un allenatore... Confusione. Già parti che non hai le idee chiare. Se tu sì. hai in testa non hai le idee chiare, non puoi costruire un progetto. Però i risultati al Milan arrivano nel momento in cui cambia allenatore, ma i risultati non sono immediati. Arrivano dopo, quando finalmente l'allenatore cambia modulo. Cioè Ibra. Sì, l'allenatore vero del Milan, che è Ibra, per capirsi. Però siccome quello ufficiale è un altro, d'accordo. Ma non aveva suprema, sì. Ragazzi, non aveva suprema. Scusate, Pioli, ricordiamoci che ha portato la Lazio al terzo posto. Non sa neanche lui come e fa. Non era questa Lazio. Diciamo che all'Inter fu anche tradito da operare un giocatore che altrimenti... Allora, io Paquetà me lo tengo volentieri, ma se proprio la Fiorentina volesse fare un'offerta, io propongo Castrovilli e Chiesa. Ci ho provato. Magari ci casca. È arrivato lo sveglio. Magari c'è Marotta dall'altra parte che magari ci casca. No, scherzi a parte, però. No, scherzi a parte. Fiorentina, allora, potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione, più che altro perché il giocatore comunque cerca continuità. Quindi secondo me sarebbe importante farlo giocare. Se al Milan, anche perché poi la collocazione tattica in questo 4-4-2 di Paquetà. Perdono, ciao caro, buonanotte a tutti. Lollo, ciao, grazie, ciao. Buonanotte, Cantella. Ma ricordati. Ho deciso di